Hola ragazzi, che minchia ha questo video, vi starete chiedendo? Bene, ve lo spiego subito. YouTube vuole correggere ancora il tiro per quanto riguarda la monetizzazione dei video. Qualche anno fa, per monetizzare serviva di aver confermato l'indirizzo email sul tubo e di non avere segnalazioni sul copyright e altre piccole cose, quindi praticamente per monetizzare bastava un quarto d'ora circa. E quando c'è il soldo, come già dissi in un vecchio video, arrivano i canali furbetti, i canali che non portano contenuti, i canali clickbait o i canali che riciclano video e guadagnano una valanga di soldi. Allora, circa un anno fa, hanno inserito una regolina. Non si può monetizzare finché il canale non arriva a 10.000 visualizzazioni totali. A cosa serve? Diciamo che serve se tu carichi un video virale di qualcun altro, prima che il video arrivi a 10.000 visualizzazioni, tu ti sarai già preso qualche segnalazione sul copyright, di conseguenza mandi a troie la monetizzazione. Quindi cosa devi fare? Devi riaprire un altro canale, ricarichi un altro video virale e prima di arrivare a 10.000 visualizzazioni ti becchi un'altra segnalazione e di conseguenza tu non riesci più a guadagnare niente rubando in questo modo. Ma chi carica clickbait non riesci a filtrarlo. Il clickbait, per intenderci, è magari il titolone che ti dice magari una notizia che è appena venuta fuori, uno scoop, e te cerchi magari il tizio che ne sta parlando sul tubo, vedi tizio parla di tizio, pigi, e in realtà c'è tutta un'altra cosa dietro. E adesso veniamo a noi, ed ecco che YouTube ha pensato a un'altra bella cosina. Ha annunciato delle nuove modifiche che non limitano solo chi fa clickbait e chi pubblica video di merda con contenuti neanche decenti, ma limitano me e tutti quelli come me che hanno un canale ancora piccolino, ma che fanno tutto nelle regole e che portano contenuti più che decenti e originali. I nuovi requisiti sono avere 1.000 iscritti e avere almeno 4.000 minuti di visualizzazione all'anno, se no niente monetizzazione. Tutto questo servirebbe per scoraggiare chi pubblica video di merda, chi pubblica video così tanto per fare, chi pubblica clickbait e video rubacchiati. Ma inevitabilmente lo tira in culo pure a me, che ho poco più di 500 iscritti. Non ho mai preso una segnalazione. Non ho praticamente mai usato contenuti non creati da me. Mi sono fatto il logo, mi sono scritto i video, ho suonato le canzoni, le ho registrate, le ho montate. Mi sono fatto un gran culo e adesso da febbraio, credo dal 20 febbraio, quindi circa un mese, non potrò più monetizzare. Bello, eh? Bella stronzata! Però non per i soldi, raga. Non me ne frega una sega dei soldi. Io, da YouTube, non ho mai preso un euro. È il fatto che YouTube, per guadagnare di più, dà sempre la precedenza ai video con la monetizzazione. E già è un casino trovarmi ora. Immaginate, fra un po', senza monetizzazione, i miei video non se li guarderà più nessuno, a parte voi. Ma chi se ne frega, ma affossiamo i canali piccoli! Facciamo di tutta l'erba un fascio! Sì! Non hai un canale da 1.000 iscritti? Allora non sei un canale! Non sei niente! Bella merda! Ma poi, parliamo dei 4.000 minuti di visualizzazione l'anno? Cosa cazzo mi rappresentano 4.000 minuti di visualizzazione l'anno? Io ho poco più di 500 iscritti e faccio circa 8.000 minuti di visualizzazione il mese. Ma i canali che fanno clickbait e i canali truffaldini, ma che fanno magari video virali, ma ne fanno anche 4.000 minuti al giorno di visualizzazioni, ma che cazzo mi vuol dire sta cosa qua? Tipo, tra poco c'è Sanremo, un canale qualsiasi mi mette il titolo di una canzone che è uscita a Sanremo, versione studio, official video, bla bla bla, col faccione dell'artista davanti, e parte, la gente la va a cercare, clicca, 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 anche se mi ci sta un secondo, ma porca troia, un secondo,
mi fai 400.000 visualizzazioni in una notte, no? Non ci arriva a 4.000 minuti in un mese, in un anno? Non ci arrivi a 4.000 minuti in un anno? O magari il trailer fasullo di un film con il mega hype? Poi magari la gente clicca, per i primi 15 secondi non capisce che è un fake, si iscrive, poi chiude senza disiscriversi, il canale arriva a 1.000 iscritti, monetizziamo e facciamo i soldoni. E poi limitano me! Ma vaffanculo, va? Vaffanculo! Ah! E senza parlare della modalità con restrizioni, quella lasciamola stare, fa vedere i morti, la gente che schianta davvero su YouTube e poi censura un video che uno c'ha una maglia rossa. Ma per favore, eh. E poi ti dicono, ah, il video è stato inserito sulla modalità con restrizioni, ah, allora facciamo così. Se il video riesce ad arrivare a 1.000 visuali al giorno, se la segnalazione è stata fatta per errore, allora forse la controlleremo. Però se non arrivi a 1.000 visuali al giorno, non possiamo farci niente. Cazzo, ho una maglia rossa! Cazzo! No? E poi, dire che sono incazzato è poco! È poco! Ho speso un botto di soldi, un botto di tempo, mi ci sono impegnato in questa cosa. E ora, vedermi buttar giù da una regola del cazzo fatta a culo, che favorirà chi è già famoso e affosserà tutti gli altri ancora di più, mi fa girare le palle a bomba. Ma badate bene, ragazzi, questo non è un video sfogo. Non me ne frega un cazzo dei video sfogo. Mi piacerebbe che ci fosse la meritocrazia, non questo schifo. Cosa devo fare per essere in regola? Fare dei video di merda? Mi basterebbe fare l'elicottero con la fava, con un cellulare del 2006, durata 6 secondi, e diventerei una celebrità. Ragazzi, vi giuro, mi gira le palle a mille. Sarebbe da comprarmeli quei 500 iscritti. Però a me piace giocare pulito, non sporco come fa YouTube. E niente, ragazzi, questo è quanto. Se avete visto il video e anche a voi sta succedendo questo, iscrivetevi al canale e lasciate un commento chiedendomi di iscrivermi al vostro. È spam? Mi importa una sega. Arriviamo tutti a 1.000 iscritti e andiamogli nel culo. In ogni caso, commentate, lasciate pollice in su, pollice in giù, non mi importa. Noi ci becchiamo presto in un nuovo video. E quindi, YouTube, vaffanculo!